internet ha ormai cambiato radicalmente la nostra vita quotidiana, anche per quanto riguarda la scelta e l'organizzazione delle imminenti vacanze estive. Tra mete preferite e qualche insidia, il viaggio ideale è naturalmente online. Se nei primi mesi del 2019 gli italiani hanno scelto l'estero per le proprie fughe vacanziere, il trend di questa estate parla chiaro. Ben il 60% sceglie di rimanere nel bel paese. Perché, inutile negarlo, l'Italia con i suoi chilometri di coste, i paesaggi montani mozzafiato, le città d'arte, il buon cibo e l'accoglienza senza eguali, resta la meta capace di accontentare un po' tutti. Per capire i trend e quali location dello stivale saranno le più gettonate, ne abbiamo parlato con Ciro Di Maso, presidente della AllTours.it. Quest'anno in tendenza è la Sardegna con il suo mare bello, piuttosto che la Sicilia, che offre un patrimonio storico-culturale non indifferente, oltre ad avere dei paesaggi mozzafiato. Poi abbiamo la Puglia, la Basilicata e la Calabria, la Campania, ricca di tradizione, ma l'Italia è tutta bella ed è tutta da visitare. Non esiste angolo che non celi bellezza o risorsa che valga la pena di essere visitata. E tra questa alta percentuale di italiani che resteranno nello stivale per le vacanze estive, ben il 43% ha scelto la propria meta affidandosi ad agenzie di viaggio online. Ecco qualche consiglio, quindi, per non incappare in truffe capaci di tramutare il sogno vacanziero in un incubo. Una delle domande che spesso mi viene posta è come evitare una truffa online, come evitare di prendere una bufala online. Io do 4 consigli veloci e preziosi. Primo consiglio, evitare prezzi troppo bassi. La qualità costa e un prezzo troppo basso potrebbe essere sinonimo di scarsa qualità. Secondo punto, prima di prenotare consultate attentamente e rigorosamente le recensioni. Ormai il web mette a disposizione diversi siti. Leggendo le recensioni senz'altro potrete avere una panoramica generale della struttura che avete scelto. Terzo punto, non vi soffermate a guardare solo le immagini proposte dai siti internet degli hotel stessi. Andate a cercare anche altrove, su altri siti, su altri forum. Ultimo punto, non meno importante, è Google Maps, che vi consente di vedere dove è ubicata la struttura. Spesso leggiamo distanza dal mare 100 metri e poi ci accorgiamo che la struttura dista ben oltre i 100 metri. Utilizzate questi consigli per le vostre vacanze sicure, per avere la certezza e la serenità di trascorrere una vacanza indimenticabile.